Ok ragazzi, è da un po' che non registravo. E quindi voglio fare un piccolo recap di quella che è la mia situazione, Tutti i zenzi. e fare dei buoni propositi per il canale. Proverò a pubblicare un video al giorno perché voglio documentare ogni giorno quello che faccio, come dicevo all'inizio del canale YouTube, il primo video, con la massima trasparenza, la massima onestà, soprattutto quando le cose non vanno benissimo. Ok, facile magari appunto fare il video, uscirmene dicendo guardate quanti soldi faccio, guardate che cosa sono riuscito a raggiungere, questo e quest'altro. È più difficile metterci la faccia quando le cose non vanno bene. Quindi, attualmente ho avuto delle problematiche a livello lavorativo, le cose diciamo che stavano andando bene, ma ho litigato con alcune persone, mettiamola così, e sono state interrotte delle collaborazioni. Amen, è la vita. Il problema mio è che non avevo mai lavorato su trovare nuovi clienti, per cui questa è l'avventura attuale e che ho già iniziato a fare, insomma, oggi ho già iniziato a riprendere contatti con persone, prendere clienti, cioè parlare con potenziali clienti, non prendere clienti, e sto risviluppando, diciamo, quella pazienza che avevo all'inizio, che all'inizio comunque quando fai partire la tua attività non c'hai nulla da perdere. Io mi ero licenziato e insomma, persa per persa, ho detto buttiamoci e facciamo cose completamente random. Quando diciamo arrivi a vincere, tra virgolette, quindi ottieni qualcosa, perché bella soddisfazione a livello economico, e poi tra virgolette perdi tutto, comunque ti ritrovi ad avere delle basse entrate, è un po' più difficile decidere di essere paziente, ok? Perché ecco, nell'ultimo 64 bar di Massimo Pericolo, non so se l'avete sentito, dice una cosa tipo che la paura di fallire frena solo chi ha vinto, no? E ecco, e Luque, il mio amico Luque, dice il problema non è farli, ma rifarli. Quindi, secondo me, sono due verità. E niente, devo ricordarmi com'ero quando sono partito. Ero molto paziente, facevo cose senza aspettarmi assolutamente nulla. Ieri e oggi ho ripreso a entrare in questa mentalità qui. Non voglio veramente essere attaccato al risultato, sebbene io attualmente sia attaccato al risultato. E però, dai, alla fine è veramente la vita che ho scelto e sicuramente non è noiosa. Quindi da questo punto di vista è divertente perché, insomma, non so cosa possa succedere nel bene e nel male. Poi tutto relativo, bene o male, insomma. Sono in un bellissimo appartamento qui a Lisbona dove vivo attualmente. Ok, forse lo sapevate anche. Ah no, ho cambiato appartamento e non lo sapevate. Vabbè, sempre come un altro personaggio, molto simpatico. Ho 2 mesi di vita qui a Lisbona, non ho i soldi per pagare neanche il commercialista, quindi sto rimandando. Ho aperto la partita IVA qua, ho chiuso quella in Italia, che così lascio le tasse in Italia, spero di non pagarle. Saluto al fisco, si è appena iscritto, è arrivata la notifica e niente, quindi ho 2 mesi qui di vita perché ho fatto stronzate a livello economico e magari ne parlerò in un altro video, magari domani, visto che adesso devo trovare idee così, pam 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 pam, e devo smettere di andare al mare perché come potete vedere, cioè sabato e la domenica nell'ultimo mese sono sempre andato al mare e qua bisogna, capito, fatturare, però ci sta anche l'equilibrio, quindi da lunedì a venerdì tranquillo, ti trovi i tuoi clienti, ti fai il tuo lavoro, sabato e domenica andrai e puoi andare al mare. Ma a parte questo, ecco, una situazione particolare, abbastanza divertente, abbastanza strana. YOLO, cioè avrei voluto veramente fare questi video e poi caricarli successivamente, ma voglio farlo praticamente in diretta, così tutte le persone che mi seguono, se c'è qualcuno che mi segue ancora, può vedere, insomma, la trasformazione nel bene e nel male, che poi è relativo. Va bene, detto questo, questo è il primo video dove riprendo un attimo a dire com'è la situazione della mia vita. Sono gasato perché non so cosa la vita ha da darmi adesso nei prossimi giorni, settimane, mesi. Sicuramente sarà la cosa giusta. Ok? Quindi ci vediamo al prossimo video, domani. Mi raccomando, resta sintonizzato, andrà mica tornato. Psh, psh.